purtroppo sono rimasto, non dico scalzo e nudo, ma quasi. Perché questo? Perché dall'inquinamento che hanno rilevato dall'analisi aspetti che glielo dico, dell'ASLE nei confronti miei e degli animali, cioè delle galline che c'avevo, erano rimaste quelle. Lei dove ce l'aveva questo animale? Qui a 200 metri, eccoli là, all'uscita della bocca della galleria. E che è successo? È successo che me l'hanno fatta abbattere. Quante erano queste? Erano 12-14, se preciso non me lo ricordo, c'ho tutti i documenti a casa. E perché le hanno fatto battere? Perché hanno trovato l'uova inquinate. Minimo ci sono 4 metalli pesanti che io non ricordo il nome adesso, c'è il piombo, il berillio, c'è e non ci hanno messo, dato che sono tanto furbi, che qui c'è venuta anche la roba dell'incendio di Vascigliano, loro hanno detto che la diossina non c'è. A me il dottore Lasle mi ha detto che ci sono venuti solo i fieni. Siccome che io quel mestiere l'ho fatto 30 anni e una macchina pesante la distingo da qui e al palo lassù, quelle erano macchine che i fieni non ce l'hanno mai portati per niente. L'avranno anche utilizzate, forse, perché non lo so. Qui c'è venuta tutta la roba dell'incendio di Vascigliano. Quanti anni sono che abita a Prisciano lei? 57 anni. E in questi ultimi tempi la situazione? La situazione adesso, diciamo, da 5 anni adesso sembra che sta migliorando, 2 anni sembra che sta migliorando abbastanza bene, non voglio essere pessimista su questa cosa, ma abbiamo passato 8-10 anni, è una cosa spaventosa, non è che faceva male a noi che è morta tanta gente. Purtroppo per fare una causa di malattia bisogna i requisiti giusti, perché non è facile ai confronti dell'aste. Ma purtroppo noi ci troviamo in condizioni che ci ha rovinato tutti gli appartamenti, quel poco che uno ha fatto i sacrifici della vita, l'ha rovinato tutti. Non si vede più la Prisciano, non si vede più, è tutto un colore, i tetti è tutto un colore, non c'è più niente. Dicono che non possiamo più mangiare niente, quello che uno pianta nell'orto, non possiamo più niente, non si può più raccogliere niente. Esci, certe mattine le trovi che ti viene la pioggia, adesso è forse scesa, ma 2 anni fa tu uscivi la mattina, ti veniva la pioggia della polvere in faccia. Senza sapere, lavi la macchina, tu lavi e lei sporca. Questi danni qui a un certo momento bisogna, o perlomeno cerchiamo di risolverli, da non più per le nostre generazioni, perché io ormai ho 76 anni, a linea di massima quello che ho fatto, ma le nuove generazioni, che volevo fare? Io volevo ammazzare prima che nascono?